con Aum Aum Teresa De Sio. Pano fila si se ve guardier a mamma rentara cuspizia samba mbizza mbizza basa pa chiapa a mamma sigaretta in bocca savana chi tocca che annamba gocchia a mamma che la sta guardare e senamente che se va imparare. Viene il dopo mar e nevo sole non ne può fermare. Chi tocca, chi scappa, chi afferra e non vola sa. Oh! Chi vince, chi perde, chi imbroglia, cosa può fare. E nevo sole non ne può fermare. Chi sale, chi scende, chi resta, chi se ne va. Oh! A mamma nulla manca, voglia cantare, canuta da rinne vita, vanno a cercare. A mamma si non manna, tanto che le, non è sera di settimana, stiamo a fare. Brava! Grazie al nostro corpo di ballo e andiamo dai nostri giudici rapidamente. Allora, inizia Loretta. Eccomi. Vicino a me. Allora, a parte il pezzo difficile e la vocalità di lei difficilissima, credo che tu l'abbia schiacciata un po' troppo. Non so, le hai fatto una vocetta un po' più schiacciata di come c'è lei. Non lo so, mi ha dato questa impressione, però onestamente, musicalmente, intonazione, movimenti, padronanza della scena è indubbiamente un bellissimo lavoro. Grazie, Giorgio. Valentina. Valentina poi insomma è camuffarsi, forse andavi caratterizzata un po' di più perché sei bellissima. È un po' difficile. È un po' difficile. Difficile. Quindi no, dicevo magari un po' il naso, non so, forse qualcosa di... C'era nel trucco, forse dovevi essere un pochino più napoletana, non so come dire, un po' più scugnizza. Esatto. Capito? Così sei un po'... più valdostana. Più Cristiano? Valdostana. Beh, Valentina ha un ottimo talento perché è una bravissima artista. E chi lo mette in Devo dire che di Teresa De Sio non c'era niente, perché la voce di Teresa De Sio è un timbro, un marchio. Quando canta lei sembra che ci sia Napoli nella sua gola. Mi viene in mente quando canta Maria Bethania che abbia il Brasile nella voce. Ecco, mi hai spaventato. Mi ha spaventato perché mi aspettavo, no ragazzi scusatemi, perché mi aspettavo molto di più. Fra l'altro il pezzo è anche molto difficile, come dicevo, ricordatevi, come comunque dovremo fare 8 puntate, certo, quindi vi stupiranno, certo. Vi deluderanno. Comunque io penso, penso che lei possa fare delle cose migliori. Beh, perché grazie. Una cantante così veramente è molto difficile. Vedremo tra poco cosa dovranno fare la prossima settimana. Chiudiamo con Giova. Sono storie che cadono, è una tradizione. Uma Uma è fantastica, è una storia pazzesca, quella cosa pazzesca. Comunque, volevo chiederti una cosa, no? Siccome sai che io parlo di riciclo, queste cose qua, ma tutta questa cosa dopo ricicliamo tutto. Ricicliamo tutto. Tu sai, io riciclo. Tu ricicli. Anche con la musica. Ricicli Riciclo le canzoni. Come? Quando non mi piacciono, le do a Morandi, capito? Cioè così. È tutto riciclato. Grazie, Giova, comodati pure.